Cruzinallo, une petite île près de Milan. Sur cette île, une grosse usine qui fabrique des cafetières. Dans cette usine, un grand industriel qui fait appel à des architectes pour le design de ses produits. Il s'appelle Monsieur Alessi, et pour lui, être moderne, c'est vendre des objets qui ressemblent tellement à de beaux immeubles qu'on oublierait presque de s'en servir. Io non sono innamorato di nessun materiale, anzi sono un traditore di materiali, perché fatta una prova con un materiale mi piace farla con un altro e poi con un altro ancora. Ma evidentemente un'industria deve essere fedele a un materiale e è quello che le dà sostanza, che la caratterizza, che la trasforma in una materia. L'acciaio sul quale è nata Alessi è un materiale fortissimo nella sua immagine, molto aspro, e c'è, credo, sempre stata questa dicotomia fra la gentilezza degli oggetti e la durezza del loro materiale. On ne fait pas une production de la vraie production de grande série. Ce n'est pas notre but, nous n'arrivons pas à la faire. Dans cette direction, nous nous battons surtout pour combattre la pauvreté et la nuit de la soi-disante production industrielle de grande série. Évidemment, nous visons surtout à l'aspect de la création, donc à la capacité de nos objets de communiquer quelque chose. In certi casi gli oggetti di Alessi sono completamente funzionali, secondo il termine tradizionale della funzione, perché devono rispondere esattamente a delle richieste, per esempio gli oggetti a grande tiratura. In certi casi c'è una specie di neofunzionalismo magico, dove la funzionalità pratica viene messa in sott'ordine a una intenzione emotiva, emozionale più generale dell'oggetto. In tal caso l'oggetto può anche funzionare un po' meno e questa cosa viene anche in certi momenti messa in evidenza. Per cui si è all'interno di una norma di questi oggetti. Nel caso specifico di Alessi è stata un'occasione di fare una prova di design con degli architetti che quasi non avevano mai fatto design e la loro vocazione di carattere anche postmoderno è stata quella di miniaturizzare l'architettura.
Va bene?